Ciao, anche tu hai subito il classico disco vendita con la stessa promessa del sogno? Beh sì, perché sui siti web, sulle pagine Facebook, nelle brochure online, la promessa più inflazionata è realizzeremo il tuo sogno. Tutti hanno i poteri soprannaturali, tutti si chiamano Aladino e tutti hanno la lanterna magica. Ma per te che ti sposi per la prima volta, non sai minimamente da dove iniziare, perché parti da zero. Cosa significa praticamente che un fornitore realizzerà il tuo sogno? Ciao, io sono Francesco Barattucci, il primo showman specializzato in Italia nell'animazione travolgente per matrimoni e aiuto quelle spose che vogliono rompere gli schemi ed evitare la classica festa piatta e noiosa a vivere un'esperienza travolgente, unica e attraverso una serie di servizi innovativi, stupire i loro ospiti in modo tale che possano dire wow, il tuo è stato il matrimonio più avanti a cui abbiamo mai partecipato. Un altro aspetto su cui ti invito a riflettere è che spesso quando i fornitori partono con il disco vendita, parlano anche di qualità. Beh, ma la qualità non è un criterio di differenza, ma è un qualcosa che tu, che ti affidi ad un professionista, già ti aspetti. Ci mancherebbe che nel 2019 quasi un'azienda che fa business offrisse servizi di scarsa qualità o prodotti di scarsa qualità. Un altro aspetto su cui ti invito a riflettere è quando parlano di strumentazione. Wow, io ho la strumentazione più figa! Beh, peccato che tu che ti sposi per la prima volta, non essendo del mestiere, non sai minimamente distinguere una Evox 12 RCF da una Aeon GBL, ok? Un altro aspetto su cui spesso fossilizzano la loro attenzione è la bravura, ossia la bravura nel cantare e nel suonare, e infatti spesso vedi magari dei video dove ci sono delle band fenomenali musicalmente che fanno vedere solo quell'aspetto. Peccato che tutte queste cose il giorno del tuo matrimonio non faranno la differenza, non faranno la differenza perché è facile vendere attraverso il sogno, ma io non parlo mai di favola e di sogno perché le poesie sono belle, piacciono anche a me, ma per un giorno così importante non è importante essere simpatici, ma essere utili. Quindi, cosa intendo io per bravura e cosa farà la differenza il giorno del tuo matrimonio? Hai pensato a quanti problemi o imprevisti potrebbero esserci in un giorno così importante? Beh, lo so, tu ti sposi per la prima volta e spesso non sai o non sei neanche consapevole di poter avere dei problemi. Ti faccio un esempio. Mi è successo diverse volte che magari durante un matrimonio, ad esempio all'inizio, subito dopo l'ingresso degli sposi, il ristorante non fosse pronto con la prima portata e quindi che mi dicesse: Francesco, vedi un attimo cosa devi fare perché non siamo pronti con l'uscita del primo. Ok? Questa è una problematica e quindi tu in quel momento devi avere una soluzione specifica per risolvere quel problema. Non sai quanto tempo durerà questa attesa, devi avere una soluzione per intrattenere la sala, ok? E quindi è bello parlare di sogni, ma poi è fondamentale parlare di problematiche, di benefici e di soluzioni, perché ci sono tante altre cose che possono accadere. Ad esempio, quando gli sposi escono per fare le foto, a volte magari il tempo è bello e fantastico, a volte cambia improvvisamente e gli sposi escono prima e magari tu avevi costruito un programma, una mappa organizzativa che viene totalmente distrutta e quindi devi essere in grado di rimodellarla, di strutturarla di nuovo e adeguarla in base
agli avvenimenti e agli imprevisti che stanno accadendo in quel momento. Un'altra problematica, ad esempio, è la gestione dei tempi. Perché? Perché e come evitare che ci siano dei tempi morti e che non ci sia una coordinazione tra i tempi dell'animazione e i tempi della cucina? Se non c'è coordinazione tra animazione e cucina, succede il disastro. Perché? Perché immagina cosa può accadere se un musicista, animatore, chi che sia, fa partire un trenino 2 minuti prima che esca la portata con 300 ospiti. Praticamente vai a creare un caos pazzesco in sala, in cucina, e vai praticamente a passare dal sogno, in questo caso all'incubo. O a volte succede che fanno partire i balli durante le portate, quindi che cosa accade? Che l'ospite magari mangia freddo, o magari accade che l'ospite in quel momento balla e quando va al tavolo e si siede, la portata è sparita perché il cameriere gliel'ha tolta da sotto al naso. E quindi si crea un caos poi pazzesco perché chi salta, chi balla, chi mangia, non c'è più una coordinazione tra quelli che sono i tempi dell'animazione e quelli che sono i tempi della cucina. Siccome tu spendi anche tantissimi soldi per il pranzo, è opportuno che gli ospiti mangino caldo e che nel momento dell'uscita della portata ci sia un leggero sottofondo di accompagnamento che non vada minimamente a disturbare quel momento lì e che anzi diventi un momento piacevole che accompagni appunto la portata. Ti assicuro che spesso non è così, ma questo non te lo dice nessuno. Preferiscono parlare di qualità, di bravura, di sogno e non di problematiche che poi però il giorno del matrimonio ci saranno matematicamente. E questa è una cosa negativa anche per le location, perché immagina una location che prepara un evento così importante e che vuole che poi ovviamente il cibo sia percepito anche in un certo modo da parte dell'ospite. Cosa significa far mangiare 200 ospiti la portata fredda o magari creare un caos pazzesco in sala e quindi mentre i camerieri escono il DJ mette la musica, mette i balli di gruppo e quindi si crea un caos pazzesco. Questo ti assicuro che accade molto molto spesso. Un'altra problematica su cui voglio focalizzare la tua attenzione è su come sciogliere il ghiaccio. Sì, perché il giorno del matrimonio spesso c'è una situazione molto ingessata, molto formale. È molto difficile sciogliere il ghiaccio, è molto difficile far sì che l'ospite si senta a suo agio, è molto difficile creare l'atmosfera, perché quando tu scegli l'animazione non scegli qualcuno che metta musica, perché tutti tecnicamente, materialmente possono mettersi dietro una console, premere play e mettere musica. Scegli altro, scegli l'atmosfera che si crea. Scegli una soluzione che eviti dei problemi perché immagina cosa significa stare ad un tavolo e magari condividere il giorno del matrimonio con ospiti che magari vengono da fuori e che neanche conosci e che si crea quel clima freddo, spento, ingessato dove il matrimonio, la festa non parte, quindi è tutto fantastico, è tutto bello, la sala è lussuosa, elegante. Peccato che c'è un'atmosfera morta da funerale. E quindi se la festa non parte, tu hai organizzato tutto al top e magari ti ritrovi al momento dei clou, dei balli, tu con lo sposo in pista, magari in una pista grande, con gli ospiti ingessati che non parlano, che non partono, che non saltano. Cioè, bisogna saper costruire un'empatia, avere anche un approccio psicologico con l'ospite e capire ogni volta chi hai di fronte per metterlo a proprio agio e per far sì che tu non sia invadente. Non devi essere invadente. Io odio l'invadenza, ma devi far sì che, almeno nel caso mio, io non voglio essere percepito dall'ospite come l'artista inarrivabile che si mette sul piedistallo e che si allontana. No, io personalmente vivo le stesse emozioni, le stesse paure
che gli sposi vivono quel giorno e che vivono gli ospiti. E quindi io quando salto in pista provo esattamente quello che stanno provando loro e quell'emozione, quell'energia la trasmetto. Ed è questo che fa la differenza, l'atmosfera che crei è come se tu regalassi un momento di gioia, di energia, di spensieratezza e di divertimento. Quindi è fondamentale capire come rompere il ghiaccio, come sciogliere il ghiaccio, soprattutto attraverso l'ingresso, dove tu dai proprio l'input, inizi la festa in quel modo, sciogli il ghiaccio, rompi la formalità e fai percepire all'ospite che già è dentro un'esperienza, già sta vivendo una festa. Poi un'altra cosa importante è che spesso i momenti clou, non so, tipo il primo ballo, io vedo dei video su YouTube dove ci sono solo gli sposi in pista e gli ospiti disinteressati ai tavoli. E no, perché se tu non hai un regista che sappia quando far partire la canzone giusta, al momento giusto, con le parole giuste, la pista non la riempi. Cioè non è che con la magia e con la bacchetta magica fai alzare 300 persone. Devi sapere come fare, c'è un metodo, c'è una strategia, devi avere delle soluzioni che possano risolvere ogni problema specifico, ogni imprevisto che possa accadere quel giorno. E in questo caso fa la differenza anche essere uno specialista di matrimoni, perché un conto è intrattenere una festa di laurea, un battesimo, un compleanno, e un conto è intrattenere 15 ore di matrimonio, anche perché poi il matrimonio ha delle dinamiche particolari e delle problematiche particolari che può conoscere solo uno specialista che ne fa tantissimi, ne ha fatti tantissimi, e certamente non l'amico dell'amico dello sposo che costa poco e per la prima volta fa un matrimonio. Quindi è fondamentale avere un regista, perché io dico alle mie spose, è come se tu hai un film, hai degli attori e non hai il regista che sappia costruire una trama avvolgente e sappia concatenare le varie scene. Non è cantare e suonare, non c'entra nulla il saper cantare e suonare ad un matrimonio. Lo so che vado controcorrente, lo so che lì fuori ti dicono l'esatto contrario, lo so che ti dicono che conta la qualità, la bravura, che hanno suonato a New York, che vengono dal conservatorio, ma tutte queste cose non servono, non fanno la differenza, perché il matrimonio non è un concerto, non è un concerto. Se durante un matrimonio nasce un imprevisto, si crea un momento morto, e ti assicuro che se ne creano. Ti faccio un esempio: mi è successo ad un matrimonio che dovevamo fare il lancio del bouquet e il bouquet non si trovava, cioè il ristorante l'aveva messo da parte, il bouquet non si trovava. Quel momento, che può durare 5, 10 minuti, un quarto d'ora, è un tempo morto, è un momento morto. In quel momento hai un problema, devi risolverlo. Quindi a me non interessa se tu sai cantare, sai suonare, io voglio qualcuno utile che in quel momento abbia una soluzione a quel problema. Perché se il bouquet non arriva e tu sei 20 minuti fermo, cioè gli ospiti cosa fanno nel frattempo? Si annoiano oppure ti metti così a guardarli? Quindi devi avere una soluzione. Poi un'altra problematica, un'altra grande paura che hanno le spose è che quando vanno a fare le foto si creano dei momenti mediamente lunghi, ok? Quindi è fondamentale, almeno nel mio caso, sincronizzarsi anche con il fotografo, con la location, con lo staff del ristorante, per far sì che ci sia veramente una struttura organizzativa, una mappa dei tempi, e per far sì che durante l'attesa, cioè quando gli sposi vanno a fare le foto e a volte spariscono per un'ora, un'ora e mezza, tu hai un problema, hai una sala, devi sapere come gestirla, devi sapere come far sì che l'ospite non si addormenti, devi far sì che l'ospite non percepisca neanche l'uscita degli sposi, perché io ti assicuro che ti costerebbe tanto, ti costerebbe una follia sapere che tu, mentre stai facendo le foto, i tuoi ospiti si stanno terribilmente annoiando. Ti costerebbe una follia sapere che quando torni dalle foto, la metà della sala, e spesso tutta la sala, è fuori perché non sa minimamente come trascorrere il tempo e quindi già sogna il taglio della torta, non è minimamente coinvolta o travolta.
nel clima, nell'atmosfera, nella festa. Quindi il matrimonio diventa semplicemente un pranzo, una mangiata, ok? E basta, dove si aspetta il taglio della torta. Ingresso, primo ballo, foto sposi, spariscono per 2 ore e tornano, tutti si annoiano, taglio torta e si va via, ok? Non deve essere così, almeno per ciò che riguarda me, perché per me io voglio aiutare davvero quelle spose che vogliono rompere gli schemi, rompere la classica festa di matrimonio dove per anni si sono fatte sempre le stesse cose, sempre gli stessi ingressi, sempre le stesse canzoni e voglio davvero trasformare questa giornata, far sì che questa giornata venga ricordata, che diventi un'esperienza dove l'ospite passa dal momento folle e travolgente al momento romantico e emozionante, dove non abbia tempo di annoiarsi, dove non ci sia il momento morto, dove l'ospite invece di dire "Oddio, non vedo l'ora che arrivi la torta", deve dire "Guarda, la giornata è volata, io vorrei che continuasse, io vorrei che continuasse e non finisse mai". E quindi è davvero un'esperienza davvero diversa e la promessa è quello di far sì che poi l'ospite dica "Wow, io un ingresso così, un'esperienza così, un matrimonio così, non l'ho mai visto, non l'ho mai vissuto, il tuo è stato diverso da tutti gli altri", e questa è la nostra promessa. Ecco perché io voglio aiutare davvero quelle spose che vogliono rompere gli schemi, che vogliono qualcosa di nuovo, di innovativo, qualcosa di diverso, qualcosa di giovanile, perché i matrimoni sono tutti uguali, promettono tutti le stesse cose, indimenticabile, sogno, esclusivo. Cioè, ragazzi, dagli anni 80 siamo nel 2019, dobbiamo innovare, dobbiamo far vivere all'ospite un'esperienza nuova. Cioè, i matrimoni sono cambiati, è cambiato il modo in cui l'ospite vive il matrimonio. Non puoi proporre ciò che veniva proposto 100 anni fa perché non funziona più. C'è il cambiamento, cioè, bisogna evolversi perché l'ospite non vuole andare oggi al matrimonio semplicemente per mangiare, ma vuole vivere un'esperienza e soprattutto nel mio caso io voglio davvero regalare un momento di gioia, di spensieratezza perché mi piace condividere con le mie spose anche la mia vita, anche quello che io ho passato, anche le mie sofferenze, gli accadimenti negativi che io ho vissuto e che mi hanno dato la forza, l'energia per creare questa animazione, questo metodo travolgente che io anni fa, cioè, non avrei mai immaginato. Perché ero davvero disilluso, ero triste, anche depresso e non avrei mai immaginato di creare una cosa del genere. Invece ho trovato l'energia, la forza per farlo e questa energia, i momenti difficili che io ho vissuto, li trasmetto il giorno del matrimonio, li trasmetto e la gente, l'ospite, gli sposi vivono la mia energia e quindi uno scambiarsi energia e quindi un momento di gioia, di spensieratezza, di divertimento e un inno alla vita, cioè proprio un distruggere le cose negative che purtroppo ognuno di noi accadono e vivere quanto di bello la vita ci regala ogni giorno. Quindi questo la condivisione dei miei valori, della mia visione e della mia vita, cioè il perché lo faccio, è quello che fa la differenza ed è quello che io vado a condividere con i miei sposi ancor prima dei prezzi, delle dei pacchetti, delle caratteristiche. Quello non fa la differenza, questo fa la differenza almeno per me. Quindi questo per me significa andare oltre l'aspetto economico e significa andare oltre la semplice vendita o il semplice appioppare un servizio semplicemente per interessi personali e semplicemente per mettere una data in più sulla propria agenda. Tornando al discorso problematiche, per me la bravura in un matrimonio non sta nel saper cantare o suonare, quella è una cosa che sicuramente può abbellire, ma la bravura in un giorno così importante deve lasciare spazio all'utilità. Io, come ho sempre detto, non voglio essere simpatico, ma voglio essere utile. Poi, se sono anche simpatico, meglio ancora. Quindi, per me, bravo significa avere una soluzione unica e specifica per risolvere
tutti i problemi, tutti gli imprevisti che possono accadere in un giorno così importante. E come vi ho detto poco fa, e come ho detto in tantissimi altri video, ce ne sono tantissimi, nessuno ti parla, tutti vogliono vendere, tutti parlano del sogno, della qualità, della strumentazione super figa, nessuno ti parla dei problemi, per ovvi motivi. Però poi devi anche tu, sposa, cambiare la mentalità, sapere anche approfondire, ascoltare, capire quali sono i rischi a cui potresti andare incontro, perché poi io leggo sempre sui forum, ragazze, dopo, piangere dopo, non serve, non serve. Io leggo tantissimi post di spose tanto contente prima nell'aver speso poco e tanto tristi dopo nell'aver avuto un disastro, non solo nella mia categoria, ma anche in altre, tipo come ad esempio quella dei fotografi, perché se ad esempio un fotografo non ti fotografa mentre sei sull'altare con tua mamma, no? Quello è un momento che tu non puoi rivivere, non puoi rivivere. E poi ho letto di spose che vorrebbero tornare indietro, che sarebbero disposte a pagare migliaia di euro per rivivere quei momenti o per assumere qualcuno che riuscisse in qualche modo a rappezzare, a rattoppare la cosa. Ma no, dovete pensarci prima, avete tutte le possibilità, ci sono le possibilità per capire quali sono i problemi. Prima di parlare di prezzi, di caratteristiche, fatevi spiegare dai fornitori cosa fanno, perché dovreste scegliere loro, cosa hanno di diverso rispetto a tutti gli altri, quali benefici risolvono, quali problemi evitano e quali paure vi evitano. Perché è importante quel giorno anche affidarti ad un professionista esperto, competente, che sappia prenderti per mano, che sappia guidarti, che sappia tranquillizzarti, che sappia consigliarti, che sappia accompagnarti non solo il giorno del matrimonio, anche prima, che sappia farti fare questo viaggio divertente, ma sicuro, perché poi purtroppo piangere dopo non serve a nulla. E poi un'altra cosa importante nei matrimoni è anche saper gestire, e questo rientra nella guida, saper gestire anche gli ospiti, perché a volte mi capita in dei matrimoni di avere degli ospiti molto esuberanti e a volte qualcuno che mi dice: "Ma la differenza nei matrimoni la fanno gli ospiti." Ma è vero in parte, perché gli ospiti sono fondamentali, ma poi ci vuole qualcuno che dia l'input, che sappia guidare i momenti, che sappia gestirli e che sappia guidarli per comunicare quando è il momento della portata e quindi quando devono accomodarsi e quando è il momento tra gli intervalli dove possono ballare, saltare e divertirsi. Quindi se tu non hai comunque una guida, la festa è totalmente affidata al caso e per un giorno così importante non è che puoi permetterti di affidare la riuscita del tuo matrimonio al caso, alla speranza e nulla. Quindi il senso poi di questa diretta è diciamo aiutarti a riflettere su quelle che sono le problematiche che ci sono in un giorno così importante e aiutarti soprattutto a capire che la solita storia del sogno, della promessa funzionava negli anni 80, oggi non funziona più. Per te che ti sposi per la prima volta, non conosci questo mondo, non conosci i parametri da valutare, non hai mai fatto un acquisto del genere, quindi non sai distinguere un musicista bravo da uno meno bravo, non sai distinguere una foto bella da una meno bella perché non sei una fotografa, quindi loro ti parlano in tecnichese, cioè in gergo tecnico, che tu non capisci. Io invece ti parlo in termini di problemi, di soluzioni, di benefici. Il mio scopo è risolvere i tuoi problemi, darti dei benefici. Trasformare, cioè tu adesso ti senti, sei in una situazione attuale e devi arrivare ad una situazione desiderata quel giorno. Magari pensi che il giorno del tuo matrimonio nessuno si alzi, nessuno si muova. Magari pensi che il giorno del matrimonio ci sia un clima da funerale, un clima anche teso. E vuoi invece che quel giorno del matrimonio diventi una festa pazzesca che travolga tutti e che faccia saltare anche magari il nonnino di 90 anni che non avresti mai immaginato. E questa è la mia promessa, la nostra promessa di farti
farti fare questa trasformazione, perché se no cantare, suonare, mettere musica, tutti fanno musica animazione, tutti fanno foto, tutti cucinano, ma non è il gesto tecnico il premere il play, ma è la promessa, il risultato, il problema che risolvi, il beneficio che dai e soprattutto scegliere una soluzione che sia in linea con l'esperienza e l'emozione che tu vuoi vivere. Ok, perché se vuoi una festa totalmente riservata con solo la musica di sottofondo che faccia d'accompagnamento e non vuoi che si alzi nessuno, certamente non puoi scegliere un'animazione grintosa, festosa, travolgente che invece ha lo scopo appunto di far divertire tutti, chiaramente sempre nei modi e nei tempi giusti, senza mai essere invadente. Concludo questa diretta, ti invito ad entrare nel mio gruppo chiuso Facebook dove davvero troverai tantissimi video in diretta, approfondimenti, post di grande valore e ti invito a restare connessa anche sulla mia pagina Facebook qui perché ogni giorno andrò a condividere video di grande valore, spunti, dei post che ti aiuteranno, ti prenderanno letteralmente per mano e passo dopo passo ti aiuteranno a raggiungere quello che è il tuo obiettivo finale. Ti lascio con una massima di Benjamin Franklin che dice: l'amarezza della qualità povera di un prodotto resta molto più a lungo nella nostra mente di quanto resti la dolcezza temporanea dello spendere poco. A te la scelta. Ti rimando alla prossima diretta. Ciao da Francesco Barattucci Showman.